quell'amico è una persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica. Fra lui e te divisa in due la stessa anima, però lui sa, l'amico sa il gusto amaro della verità, ma sa nasconderti e per difenderti un vero amico anche bugiardo è. L'amico è qualcosa che più ce n'è meglio è, è un silenzio che può diventare musica da cantare in coro io e te. Il maestro Guido Morgati, grazie, grazie maestro. Signori, buongiorno, bentrovati. Viva gli amici. Oggi vogliamo parlare di quel sentimento nobile. Nobile quanto l'amore, perché un amico è qualcosa che entra nel tuo cuore e non se ne va mai più. Chi trova un amico trova un tesoro. Adesso non vorrei scendere in tutte queste definizioni. Preferisco regalarvi due amiche, ma amiche da quando erano piccole, 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 piccole. Voi ve la ricordate Eleonora Cadeddu? È lei. E ve la ricordate Giulia Luzzi? È lei. Ben arrivate, ragazze. Ben arrivata. Giulia, cantante, attrice e doppiatrice, un'amicizia, io le guardo con una tenerezza perché tu ce le ho davanti, ma è normale, poi quando ti dicono come sei diventato grande, ci credo, sono passati gli anni, ma voi vi siete proprio incontrate piccine, correva l'anno? 2009. Lei è quella brava con gli anni. Lei è quella, cominciamo già col dire che lei è l'amica che tiene i conti. Io 2009. Perché sul set di Un medico in famiglia 6. Meraviglia. Ovviamente Eleonora faceva parte della serie da che era veramente così. Sì. E invece io sono entrata nella sesta stagione. Nel ruolo proprio della sua amica Giulia Biancofiore. Ci siamo conosciute che eravamo due adolescenti. Questo era proprio Medico 6. Allora, loro si danno gratuitamente delle adolescenti. Erano due topetti, cioè erano due cose piccole. Secondo me un pochino sotto l'adolescenza, ma tant'è, insomma. Sì. Si incontrano e, come posso dire, ci si può trovare sul lavoro, e come se ci si può trovare sul lavoro e diventare amiche sul set, amiche fuori dal set. Ecco, avete vissuto e continuate a vivere questa felicissima condizione. Sì, è una fortuna. Chi è che ha conquistato l'altra? Chi è stata l'amica? L'amica locomotiva, il traino. Forse Giulia, devo dire. Giulia, Perché comunque, essendo subentrata sul set, io ero anche un pochino restia, no? A questa nuova ragazza che arriva, non è che qua adesso mi vuole rubare un po' tutte le mie cosine che io mettiamolo, è una questione anche di territorio, no? Caspita, lei ce l'aveva bello, insomma, il suo territorio. Io di carattere sono anche un po'. Ma tu eri entrata a quanti anni? Io avevo 2 anni e mezzo, quindi quella era la mia casa. Un gattino. Quindi un gattino. E qui nel Medico 6 ne avevi? 12? No, perché io ne avevo 17. Quindi no, lei così grandi? Sì. Ah, sì. No, bellissime. No, così grandi. Ma che? Ma 15. Stanno sbagliando tutto? 15. Insomma, 15. Adesso. 15. Tu, non 15, 14. Quindi io 14. La piccola Cadeddu era entrata ed è quella lì. Ecco, è quella dietro. Piccolina. Quella, sì. Esatto. Quella vi sembra piccola, ancora più piccola. Ancora più piccola. Esatto, quindi, lei insomma, è Margot Sigaboni. Margot Sigaboni che noi salutiamo. Sì. Quindi alla fine questa new entry, definiamola così, sì, non solo è simpatica, insomma, comincia a condividere lei con te e tu con lei le cose belle del set, no? Sì. Che poi in realtà quello che è successo sul set, cioè nella sceneggiatura, è quello che è un po' successo nella vita. Perché ti ricordi c'era la scena, quella dove l'insegnante presenta questa nuova arrivata in questa classe? Sì. E quindi ovviamente tutti un po', adesso lei chi è, chi non è, mi fanno mettere vicino a lei. Quindi c'è stato come da sceneggiatura uno studiarsi nella serie, è stato così. E noi ci hanno messo insieme in camerino, esatto. Capito? Attenzione! Quindi io sono ritrovata in camerino e dico... E lo condividiamo ancora oggi. Questo è vero,
questo è vero, anche il camerino di TV 2000, ma ho sorriso perché la condivisione del camerino, se voi pensate che, sapete quando sentite dire, poi uno che mica si è obbligato a farlo il viaggio in barca, ma ah, quando si va in barca insieme si rompono le migliori amicizie, provate a condividere un camerino e vedete che cosa succede, e invece no. Quella è stata la prova che è poi, stata insomma, la prova del 9, si poteva fare. Allora io vorrei chiedere al maestro Morgavi di accennare a un je t'aime, visto che parlavamo di amore. Je t'aime tous les jours, je t'aime chi lo sa com'è che andrà. Je t'aime mon ami, je t'aime chiamami, je t'aime se non m'ama se la vita. So che non ci puoi credere, ho scoperto che sono completamente impazzita perché chiudo gli occhi, ti penso, vedo solo te. Ma purtroppo tu no, non ti sei accorto di me. Com si, com sa, è tutto qua. Cupido chiama chi gli va e tu puoi solo dire sì. E se non t'ama, se je t'aime mon amour, je t'aime. Ma siete bellissimi. Cantavo proprio io, esatto, quindi beh, sono entrata non abbiamo in quella dubbi stagione. Che la cantassi tu, grazie maestro Morgavi ovviamente. No, in doppia veste. Ah, non la cantavi tu? No, non la cantavo io, però pensavo si potesse capire così. Si potesse capire, tu dici avevamo bisogno di... No, allora, questa amica nuova che arriva, che canta, che con la quale condividi il camerino, e lo chiediamo per anzianità di servizio, certo, ovviamente. Certo. Ad Eleonora. E che cos'è poi che rende bello il vedersi fuori dal set? Che cos'è che rende speciale questo momento in cui voi avete deciso di venire qui a raccontare la vostra amicizia? Per me quello che è speciale con Giulia, rispetto alle amicizie che si creano nella vita, è proprio aver condiviso quella parte di vita che per un bambino è una cosa anomala, no? Quindi certo. Tutti i miei coetanei non potevano capire effettivamente che cosa io stessi facendo sul set. Io mancavo da scuola, ma loro non capivano. Lo capivano quando le accendevamo la televisione la sera. Esatto, però non riuscivano bene a condividere con me, no? Tutta certo. La giornata. E invece con Giulia era, cioè, non c'era bisogno di spiegare niente. E la domanda è, prima di fermarci soltanto per un attimo, per così, per una sospensione ma minima, poi torniamo a parlare di amicizia e di questo. E voi nel frattempo dedicate questa puntata e dedicate questo pensiero agli amici più cari che voi possiate avere, perché ribadisco, non esiste un bene più grande. E quante volte vi siete comportate come Gian Burrasca? E ci credo, non avete l'aria esattamente, cioè due così sul set, secondo me, grande, è vero che c'era la meravigliosa, meravigliosa produzione Bixio, sì. Casa Bixio, ma insomma, quante ne avete combinate? Qualcuna. Qualcuna sì, dai, ma neanche troppe, ci vedi che siamo due... Allora, no, questo non credo, e quindi scopriamo quali siano queste poche, ma neanche troppe, tra un attimo all'ora solare. Viva gli amici! E allora, signori, che si parli di amicizia all'ora solare, pum, e scoppiano tutti i coriandoli possibili ed immaginabili, con il maestro Guido Morgavi, beato tra le donne oggi, che noi salutiamo e ringraziamo perché ha sempre questa pazienza d'oro. Pazienza d'oro in do maggiore. Eleonora Cadeddu e Giulia Luzzi, ovvero due stelle del medico in famiglia e non solo. Amiche, 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 veramente amiche. Ci devono raccontare le loro marachelle, questo è il senso, perché ognuno di noi ha fatto, combinato qualcosa con il proprio amico, propria amica, di quelle che poi la faccia, ma chi io? No. E mai però è stato lui, no, è sempre a copertura uno dell'altro. Eleonora diventa attrice, appunto abbiamo detto, a 2 anni e qualcosa. Sì. Per caso. Per caso. C'è questa tua storia che è bellissima. Sì. Cioè, come accadde e come andò? Ecco, eccola lì. Questo era il mio compleanno, bella. Quindi marzo della prima stagione, prima o seconda forse. Eleonora Annuccia, giustamente scritto. Certo, esatto, certo, ormai è il mio secondo nome. E certo. Sì, è stato un caso, perché il provino doveva farlo solo mio fratello. Sì. Però io ero appunto molto piccola e quindi mia mamma mi portò con loro al provino ed io in sala d'attesa stavo lì, forse...
Hai fatto ridere panico, qualcuno, probabilmente. Ha fatto il panico. Secondo me sì. Giorgia, hai fatto il panico e quindi ti hanno... E quindi hanno detto, senti, ma noi che vogliamo un attimo farle anche a lei una piccola intervista. Io entrai con mio fratello, eccolo. Sì, eccolo lì. E sai, forse la vicinanza proprio di mio fratello non mi fece sentire a disagio. E quindi... Un medico in famiglia, lo ricordiamo ancora una volta e mandiamo un grandissimo bacio a Verdiana Bixio. Con tanto affetto, è una delle serie più longeve della TV italiana, correggetemi, siamo a 200, quasi 290 episodi, sì. In onda dal 98 al 2016, quindi una vita 90. Di famiglia, una vita intera, insomma. E Giulia, arrivare come? Arrivare già, come posso dire, con una voce bellissima, bellissima, siete bellissime, con una voce bellissima, su un set così importante. Com'è stato questo? Allora, innanzitutto Paola, devo dire questo. Quando ho ricevuto dalla produzione, diciamo, il sì a questa partecipazione a Medico in Famiglia, il primo pensiero è stato questa immagine. Io e mia mamma, nel lettone di casa, quella che era la mia vecchia casa insieme ai miei genitori, aspettando la mia sorellina, quindi mia mamma incinta, mio papà che magari guardava le partite, certo. Però comunque era lo stesso... Piaceva anche a lui, però io ho questa immagine con mia mamma e, incinta di mia sorella che guardavamo Un Medico in Famiglia, quindi sì. Già questo per me è stato, cosa? Io fan di Un Medico io in Famiglia? Lì, entro lì dentro, lì. Entro lì dentro. Un'emozione fortissima. Poi c'è da dire che mi sentivo già però un po' coccolata perché la produzione di Un Medico in Famiglia era la stessa di una fiction che io stavo facendo in precedenza e quindi che sapevo era? Che... I Cesaroni. I Cesaroni. E quindi diciamolo. Sapevo che avrei ritrovato almeno la troupe, gran parte della troupe all'interno anche perché, di Medico. Perché, e sta dicendo una cosa giustissima Giulia, perché certe produzioni sono veramente famiglia. Sì, cioè, sì, non, sì, è, sì. Non è un modo di dire siamo una grande famiglia. Certe produzioni sono... veramente una grande famiglia. Allora, Lino Banfi, nonno libero, Milena Vukotic, amore, sì. Lunetta Savino, Enrico Brignano, Riccardo Garrone, Ugo Dighero. E chi vi viziava di più? Chi era che vi viziava Io posso più? Dire Lino Banfi perché è stato fra tutti gli attori storici, oltre Adele, quello con cui io ho girato tanto perché interpretava il mio manager nella sesta serie. Certo. Lui che aveva questa passione per il canto, mi aiutava ad andare a Sanremo Giovani, a vincere le selezioni per Sanremo Giovani e di Lino ho un ricordo meraviglioso. Bellissimo. Sì. Allora noi mandiamo baci, baci. I baci, sì. Ma mica ho dimenticato la domanda. Che guai avete combinato sul set? Allora, io adesso ci stavo pensando. Sì. Ho un ricordo, ma veramente eravamo abbastanza brave, sì, abbastanza disciplinatissime. Sì, anche perché o era così o non si poteva lavorare, no. Assolutamente. Però mi ricordo forse un fine film in cui abbiamo fatto una battaglia con i palloncini pieni d'acqua. Però... E credo una roba del genere l'abbiamo fatta, a sorpresa però, cioè ci siamo messi d'accordo noi due e poi tutti quelli che finivano, che uscivano dallo studio, noi boom, li bombardavamo. Questo per dire, non abbiamo, no, siamo state bravissime. Però una volta. Buonissime. Vabbè, una dai, una. Faceva caldo. No, più che altro eravamo un po' chiacchierine a volte. Eravate chiacchierine. Sì, cioè, vabbè. Capito, il sano silenzio. Tra un sacco e l'altro. Sì, il gossip. Beh, il gossip c'era. C'era? Però... Non si dice niente. Ma tu del così gossip, però non si dice del... niente. No, gossip c'era, non si dice niente. Ecco, è una frase, è uno il contrario dell'altro. No, così, così. Vabbè, poi eravamo un gruppo di tutti ragazzi. C'è stata una serie in cui eravamo tutti ragazzi, quindi era proprio... Quindi ce n'era a volontà. Quando è che un amico o un'amica diventa imprescindibile? Qual è il momento in cui ci si rende conto che senza quella persona non si può stare? Si può adorare, si deve adorare la propria famiglia, i propri fratelli, però l'amico è quella persona, è quel soggetto specialissimo. A voi quando è capitato? A me, io mi rendo conto che una persona è veramente entrata nel mio cuore e quindi la considero un amico, un'amica, ma proprio con la maiuscola, quando mi succede una cosa bella e non vedo l'ora di dirglielo. Bellissima, cioè quando ho questa. Voglia di condividere, certo. Una cosa bellissima che mi è perché capitata. Perché sai che sarà la sua gioia. Esatto. Ovviamente. Eleonora? Sì, io forse sono sempre un po' più negativa, però avevo la stessa identica risposta. Dai, vedi perché al negativo anche... però. Ah, ecco. Cioè quando... No, esatto, ecco perché ti stavo dicendo. Perché quando
qualcosa di brutto ti succede, sì, magari a volte ai familiari anche, tendi a nasconderlo, certo, e invece all'amico sei totalmente aperto. Sei in grado di poterlo sì, dire. In realtà avete raccontato, esatto, una razza, sì, tagliata in due. Esatto, taglia, no, insomma, è la stessa cosa. È la stessa cosa. Allora, c'è anche un ciao giù, che io mi ritrovo in scaletta. Il maestro Morgavi lo ritrova. Prego, maestro. Del cuore, na na. Siete una carezza, siete meravigliose. Allora, Giulia ha pubblicato nel 2011 l'album Amica Nemica? Eh sì, nella quale... Ma raccontava un po' proprio, Amica Nemica era un po' il... come dire, il minimo comune denominatore di tutti i pezzi che c'erano in quell'album. Io ero piccolina, avevo 17 anni, fu il mio primo album di inediti e diversi di quegli inediti poi ho avuto la fortuna di poterli cantare proprio dentro Medico. Perché anche noi di poterli ascoltare. Avevo questa grande passione per la musica e quindi cantavo delle canzoni. Ma voi ricordate la sirenetta Ariel? No? Ariel canta nella sirenetta di Disney, chiaramente. E tu hai cantato, hai partecipato, tu sei un'ottima doppiatrice. Grazie. Io ho avuto questa grande altra, teniamo questa foto, grandissima fortuna. Hard Rock, teniamola. No, vi prego, sì, tenetela, vi prego. Teniamola, sì, sì, attenzione, no, c'è Leonora che ha qualcosa da dire. No, eravamo alla sirenetta, attenzione. Così. La sirenetta, altro cartone, ovviamente, che come tutte le ragazzine innamorate delle principesse Disney, io adoravo. E poi a un certo punto hanno fatto La Sirenetta 3, che non uscì al cinema, ma uscì soltanto in VHS, all'epoca ancora c'erano. C'erano. E io doppiai Ariel, nella versione, diciamo, un Ariel bambina, sì, quindi che insomma era adatta alla era me adatta dell'epoca. Era adatta alla tua voce, esatto. E ho doppiato questa canzone meravigliosa. Me lo ricordo. E la canzone era? La canzone si chiamava Io ricordo. I remember. Sì. Voi ricordate questa foto? Certo, perché, no, scusate, hanno un guanto nero, cioè sono proprio... Sì. Abbiamo un guanto nero e uno bianco. Un guanto nero e uno bianco, uno, giustissimo. Uno e uno, giustamente. Non tirate palloncini pieni d'acqua, ma... No. Come dire, Eleonora, ti vedo un po' però un po' così... Un po' perplessa. E quando si tratta di cantare... Pure tu hai una bella voce. No. Purtroppo no. Lei si lamenta sempre di questa cosa. No, veramente, io la invidio tantissimo. Io lo dico sempre, se c'è una cosa che ti invidio proprio tanto è la voce. A me piacerebbe tanto saper cantare, tantissimo. La voce. Ma non si può saper fare tutto quanto, cioè bisogna lasciare, no? Ognuno il suo. Ognuno ha il suo. Sì. Mi sembra di capire che qui la parte... Ti tiro su di morale con una battuta. Ce l'ha lei. Sia da questa parte. Signorina vestita di verde, per coloro che ci guardano, ecco. Mentre la parte, no, è crollato disperata, tutto, appartenga più a te. No, non è vero. No, nella vita no. Forse oggi. Ma oggi perché fa un po' brutto tempo fuori, nevica, esatto, vedete, dalla nostra esatto, finestra. Allora, ha dedicato ovviamente ad Eleonora e a Giulia, ha dedicato a tutte le persone che hanno nell'amicizia qualcuno di e qualcosa di assolutamente speciale. Amici per sempre, lo cantano i Pooh e ci aiuta il maestro Morgavi. Si può essere amici per sempre, anche quando le feste finiscono e si rompono gli incantesimi. Si può anche venire alle mani per dividersi gli ultimi spiccioli, non parlarsi più, non scordarsi mai.
gli amici ci aprono gli occhi, ci capiscono meglio di noi e ti mettono davanti agli specchi anche quando non vuoi. E campioni del mondo in un mare di guai, per gli amici rimani chi sei, sarà il branco che viene a salvarti se ti perdi. Puoi alzare barriere, litigare con Dio, cambiare famiglie e città, strappare anche foto e radici, ma tra amici non c'è mai un addio. Grazie a Guido Morgavi. Pensate i Pooh con il grande Stefano Dorazio, no? Continuare ad amare un amico anche quando un amico non c'è più. Si stanno intanto divertendo a guardare sì, le foto del set. Forse abbiamo scoperto che era proprio questo il giorno, perché mi sembra di avere i pantaloni tutti bagnati. Sembra anche a me, quindi, probabilmente. Questo è il gavettone day. Questo è il gavettone day. Palloncino pieno d'acqua day. Hai capito? Sì. Guardate in effetti quella macchia così evidente sul pantalone di Eleonora. Continuare a sentirsi, continuare a trovarsi anche quando il lavoro vi ha portate altrove, anche se insomma vi trovate, vi incrociate anche nei vostri rispettivi lavori. Sì. È bello tutto questo, perché siete giovanissime ma vantate già una sorta di anzianità di percorso insieme, no? Cioè un certo numero di anni. Sì, è vero. È un certo numero di anni che forse ci aiuta a non essere invidiose l'una dell'altra, no, non ad avere, non so, paura di... Cioè, noi ci confrontiamo, ci aiutiamo, ci supportiamo, quindi questo forse... Ed è una cosa veramente rara. Sì, è esatto. È molto rara. È sì, una cosa, sì, sottolineo, risottolineo. Sì, tu lo saprai cosa, bene. È una cosa assolutamente rara. Sì. Mi sono resa conto... Grazie a Giulia, sta parlando Eleonora, che mi stavo auto-escludendo dal mondo dello spettacolo. Con i suoi consigli ho capito che potevo raccontarmi anche su Instagram, per esempio, con naturalezza. E anche questo un amico, no? Ah, certo, certo. Un amico è chi ti consiglia per il tuo bene. Sì, ma lei ogni tanto alza la voce? No. No, non è proprio da lei. Anche se alza la voce con la voce che ha. Esatto. Poi andiamo ai bicchieri che trillano. No, non è proprio da lei alzare la voce. Però lei te la dice. Se tu la vuoi ascoltare, bene. Se non la vuoi ascoltare... La appoggia così. Esatto. La appoggia. E invece la nostra Eleonora? La nostra Eleonora non è un'altra, insomma, parla di me, ma non è che sia un caratterino... Insomma, è una che sa col fatto carattere, suo, Col sì. carattere. Eleonora insegna teatro. Tu l'alzi non la voce. Non lo so se alzi la voce o meno. Io mi sto godendo lo spettacolo, signori. È il caso di dirlo anche voi da casa, ma io proprio me le sto guardando così come due cose bellissime. Oh, due cose, due persone bellissime. Grazie. Eleonora insegna teatro ai piccoli studenti delle scuole pubbliche e studia lingua all'università. Sì. Brava ragazza. Grazie. Brava. È difficile essere professoressa, maestra? Dipende dal gruppo. Ci sono gruppi che immediatamente ti ascoltano e sono disciplinati, invece ci sono sì. altri gruppi che fanno un po' più fatica a riconoscere l'autorità. Però poi nel teatro è un po' più facile, perché con certo. il gioco alla fine si riesce ad attirare la loro attenzione. Ad attirare l'attenzione giusta. Giulia, Giulia, quante cose. Protagonista della colonna sonora del film di Edoardo Falcone, Il Principe di Roma. Recita cinema e teatro, è stata la Giulietta nel Colossal Musical prodotto da quel grande uomo che è stato David Zard, ed è attrice e conduttrice di Su per Giù Lia. Lia. Che cos'è? È stato un programma radiofonico sì. che ho condotto fino all'estate del 2022. Sì. È un po' un format che mi sono inventata in realtà. Quelli sono i format. Dove
volevo portare in radio, volevo ricreare in radio una situazione di live con dei grandi artisti, sì. Riscoprendo il loro percorso dagli inizi. Quindi ho avuto la fortuna di avere nel mio programma Ermal Meta, Fabrizio Moro, però... Serena Rossi. Ho avuto un intervento di Lino, è venuta Eleonora ovviamente, perché non ospitavo soltanto i cantanti, ma anche gli amici, prima di tutto, del mondo dello spettacolo. I grandi talenti diventati. E lei poi... è stata una delle primissime ovviamente a venire. E ci siamo divertite molto. Era un piccolo, anche in pandemia, diciamo, ho iniziato proprio a maggio del 2020. E quindi è stato per me un angolo di paradiso, un'oasi dove potevo respirare un po' di arte, in un tempo difficile. In un tempo complicato. Sì. Ora, la domanda è, ma voi ve le vedreste tutte e due? Non so, immaginate una di quelle belle case di ringhiera a Milano, no? Proprio la vicina di casa con la casetta di ringhiera. Chiaramente una ha un cane e l'altra ha un gatto. Una ha soltanto piante verdi e l'altra i ciclamini. Voi quando è che tornate a lavorare insieme con un bel lavoro? Sarebbe bellissimo. Una bella idea televisiva, proprio voi due. Sarebbe bellissimo, ci hai dato un bello spunto. Non ci abbiamo mai pensato in realtà, perché poi parliamo anche di, non solo di lavoro, no? Cioè siamo amiche a prescindere dal lavoro. Oltre a tutti i gossip che non mi avete raccontato. Però sarebbe molto bello. Perché no? Perché potrebbe essere un'idea. Perché no? Potrebbe essere un'idea. No, scrivetela. Hai ragione. Voi siete brave a sufficienza per scriverla. Grazie. Persone che vi credano, ne avete tante, perché ve lo siete meritato e continuate a meritarvelo, quindi... Quando avete quest'idea, poi quando è realizzata, venitecela a raccontare. Assolutamente, sarei la prima, sarei per forza. Venitecela a raccontare. Certo. Allora, dedichiamo a queste due splendide ragazze, Eleonora Cadeddu e Giulia Luzzi, in tutto il loro splendore, proprio splendore di gioventù e di amicizia vera ed autentica, una canzone, e poi ci fermiamo solo per un attimo, chiedo al mio amico Alessandro Tresa, il mio regista, di fermarmi. Una canzone che... è arrivata con la voce di Riccardo Cocciante, però la cantava poi Fabrizio Frizzi, più amico di lui, non sapremo come immaginarlo, no? Hai un amico in me, un grande amico in me, se la strada non è dritta, ci sono 2000 pericoli, ti basta ricordare che c'è un grande amico in me, c'è un grande amico in me, hai un amico in me, più di un amico in me, i tuoi problemi sono anche i miei. Non c'è nulla che io non farei per te. Se stiamo uniti scoprirai che c'è un vero amico in me. Aiuto! C'è un grande amico in me. Oh sì, che c'è un grande amico in me. Yes. Comunque tu sia, Fabrizio. Signori, ci fermiamo solo per un attimo. Eleonora Cadeddu, Giulia Luzzi, grazie di essere state con noi. Grazie. Tra poco.